Possiamo andare, Simo? Come vuoi. Edoardo, è la settimana dell'Europa, si torna in campo. Che ambizioni avete dopo due finali di fila in Europa e che significato ha per voi questa partita contro lo Slavia Praga? Sì, è una partita fondamentale per il girone. Siamo entrambi a 6 punti, quindi per noi è una partita fondamentale. Poi arriviamo da un buon percorso, abbiamo giocato bene sia in campionato che in Europa, quindi dobbiamo continuare su questa strada e cercare di portare a casa 3 punti. Maida? Guarda, ciao. In questo periodo si parla tanto anche del tuo futuro, perché hai un contratto da rinnovare, si sta parlando, a che punto siamo con le trattative, e tu hai sempre detto, hai sempre fatto capire anche alla società che non c'è altro che la Roma, nel senso che la tua volontà è quella di restare alla Roma, almeno la tua priorità. Sì, io sono felice a Roma, l'ho detto anche in altre interviste, sono felice dove sono cresciuto qui. Poi parlare un po' pubblicamente del mio contratto non è che sia... Cioè, io proprio per il rapporto che ho con la società preferisco parlarne con loro internamente e concentrarmi sul campo, anche perché è quello che devo fare io, e quindi questo. Però sono molto contento di dove sono ora. Parlando di campo, vi vediamo sempre molto uniti, avete affrontato una settimana difficile con Stefano, un tuo compagno che ha subito delle brutte accuse, ha risposto sul campo. Come gli siete stati vicini in particolare? Sì, come hai detto te, siamo molto uniti come squadra, l'abbiamo ripetuto spesso. La nostra forza è il gruppo, quando manca una coesione della nostra squadra, poi in campo non diamo lo stesso tipo di livello di prestazione, quindi fortunatamente siamo rimasti uniti e ieri è stata una bellissima vittoria emozionante. Edo, rimanendo sull'Europa, l'avvertite forte la presenza di Mourinho, che è uno specialista, no? Quando di mezzo ci sono i trofei internazionali, te in particolare, no? Anche per la fiducia che ti ha sempre garantito sia in campionato ma anche in Europa League. Sì, sicuramente, come hai detto te, il mister è un grande specialista delle notti europee, e noi siamo stati fortunati e bravi in questi 2 anni a guadagnarci due finali europee, una l'abbiamo vinta, e quindi sappiamo come funziona. Anche il passaggio tra la partita di campionato e la partita d'Europa a noi non è che cambi molto, perché ragioniamo di partita in partita, quindi ora giovedì abbiamo una partita importantissima e dovremo fare il massimo per portarla a casa. Grazie. Grazie. Grazie.